compito oggi di una persona che vuole esprimere idee ed emozioni sia molto arduo, molto difficile, complicatissimo, perché, e non per colpa della gente, per colpa di come è il mondo, di come è andato a finire, nel senso che ci sono priorità fisiche e priorità pratiche che sottomettono un po' quelle intellettuali e quelle, l'abbiamo visto anche nelle elezioni americane, oltretutto. È un esempio tipico, per, non sto a dire contro o pro, sto dicendo che in realtà la cultura, l'arte, la stessa bellezza stanno passando un momento difficile e allora bisogna far quadrato, cioè bisogna continuare, non bisogna smettere mai, perché sono convintissimo che la musica, le canzoni opportunamente costruite, dettate dal cuore e anche la letteratura, i romanzi, i racconti, siano importantissimi soprattutto per i ragazzi, per i giovani, perché rimangono un test di sopravvivenza e un test di capacità di battersi contro tutto quello che non va bene, tutto quello che va male. La cultura di per sé stessa come definizione è proprio una medicina, una grande medicina alle cose che ci fuorviano, ci portano fuori dalla rotta dell'umanesimo. Uno dei migliori cantautori della musica italiana, Roberto Vecchioni, ha onorato Bitonto della sua presenza. L'occasione è stata la partecipazione all'interno del programma della stagione di prosa 2016-2017 proposto dal comune di Bitonto presso il Teatro Traetta. Il tutto realizzato in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Lezione d'amore, canzoni e vita con Roberto Vecchioni. Una conversazione con il live set acustico nella quale Roberto Vecchioni ha dialogato con Cosimo Damiano D'Amato partendo dal suo romanzo La felicità raccontata da Vecchioni. Il cantatore milanese ha parlato del suo ultimo romanzo La vita che si ama, storie di felicità, anche in occasione della conferenza stampa nella quale ha incontrato i giornalisti del territorio per parlare di quello che è il significato del libro pubblicato ad aprile scorso. Sabato 12 novembre presso l'auditorium del liceo scientifico Orazio Tedone Roberto Vecchioni incontrerà gli studenti liceali nelle vesti di autore e parlerà del suo libro Il mercante di luce.